Oggi qui a San Vito Chietino, quindi lungo la costa abruzzese, da Belvedere di questo bellissimo borgo, inauguriamo formalmente, insieme al comune che ha appoggiato questa nostra iniziativa, l'osservatorio degli uccelli rapaci, l'osservatorio delle migrazioni degli uccelli rapaci che transitano regolarmente proprio in questo punto della costa. Sono decine, a volte centinaia di specie di uccelli rapaci, anche rarissime, che vengono osservati regolarmente, soprattutto nel periodo primaverile, in questo periodo, grazie all'attività dei volontari ed in particolare di Alessandra Iannascoli, che è una delle principali artefici di questo progetto della Stazione Ornitologica Abruzzese.